Quasi stupidi. 42 attori, 17 protagonisti e 33 giorni di riprese. Questi i numeri del film Gli Sbancati 2, che tornerà il prossimo Natale al Cinema Politeama di Fano. Dopo lo strepitoso successo registrato dalla pellicola che lo scorso inverno è rimasta nelle sale cinematografiche per 8 settimane, il progetto dell'associazione Egofilm è pronto a dar seguito alle vicende degli sfortunati ladri del film. Ancora una volta a farla da padrona sarà il dialetto fanese, ma non mancheranno colpi di scena e tante novità, a partire da Lisippo, che sarà l'oggetto del desiderio, e dai luoghi in cui verranno girate le scene. Si farà tappa a Fano, di cui verranno immortalati altri angoli suggestivi come le sale del Museo Civico, il porto di Marina di Cesari e un hangar in zona aeroporto. Si passerà poi alla Rocca di Mondavio e al centro storico di Cartoceto. A seguire il carcere di Fossombrone, la città di Urbino e quella di Pesaro, in piazza e nel lungomare. Un ritorno esplosivo degli Sbancati. Sì, domani iniziamo la prima sessione di riprese allo Scimitar, un film che sarà itinerante in tutto il territorio. Ci sono diverse location, sarà un film divertente ed esplosivo, non vi diciamo perché. Ci sarà Lisippo come uno dei protagonisti, nuovi attori, ci sono anche nuovi attori. E sarà una commedia brillante d'azione. E già dalla locandina del film, scritto anche questa volta da Henry Secchiaroli ed Ermanno Simoncelli, è possibile intuire qualche scenario di guerra, facce combattive, soprattutto quelle delle sbancate, mogli pronte a difendere e supportare i propri uomini, e sullo sfondo il Lisippo, ricreato per l'occasione da Andrea Gommo Giomaro sulla base della riproduzione fatta dall'artista e maestro carrista fanese Paolo Furlani. E squadra che vince non si cambia, detto. Assolutamente no, anche perché l'anno scorso ci sono state delle professionalità che hanno lavorato giorno e notte per il progetto degli Sbancati 1, dalle musiche alla sceneggiatura a tutto il resto, e quindi poi il risultato l'abbiamo visto, e quindi non si cambia assolutamente e si va avanti così. Ma state pensando anche agli Sbancati 3? Sì, c'è l'idea di fare gli Sbancati 3, però è un'idea futura, perché la trilogia la vogliamo chiudere. È un'idea carina, molto, questa l'abbiamo già pensata, però lasciamo decantare gli Sbancati in cantina e poi li riscopriremo più avanti.